Ciao a tutte ragazze. Niente, sto facendo il presepe, volevo mostrarvelo anche perché ci sono delle parti, diciamo, delle bancarelle che ho fatto io col Fimo, volevo farvele vedere. Poi volevo dire, scrivete sotto questo video se vi interessa qualche tutorial, perché domani, adesso vi farò vedere delle cosine che ho comprato, dovrei abbellirlo ulteriormente. Non vi aspettate un presepe chissà come, perché, scusate ma... Cioè, non riesco adesso perché c'è veramente. Sembra che sia esplosa una bomba a casa mia. Perché adesso vi faccio vedere comunque. Scrivete qui sotto se volete qualche tutorial su come fare, diciamo, degli oggettini in Fimo per il presepe. Perché mi sono accorto che mi mancano anche delle cose. Allora dovrò fare qualcosa, diciamo, domani. E farò questi piccoli video se vi possono interessare. Io lo pubblico oggi, che sarebbe il 12. Ed è la prima volta che io faccio un video, cioè il video, il presepe così in ritardo. Di solito lo faccio sempre o l'uno o il giorno dell'Immacolata. E quest'anno mi sembrerà strano, ma non trovavo il muschio fresco, perché io lo faccio sempre con il muschio fresco, stando in campagna. E quest'anno non so se sia stata anche per il muschio la crisi, ma ne ho trovato veramente poco. Di solito tappezzavo veramente tutto, perché ho fatto un tavolo, diciamo, ho fatto il presepe su un bel tavolo. E di solito in pratica lo tappezzavo tutto, questa volta non mi sono neanche procurato la sabbia per metterla nelle parti mancanti, ho un po', diciamo, fatto alla buona, ma ve lo volevo fare vedere ugualmente. Adesso stacco la videocamera dal cavalletto e ve lo faccio vedere. Allora, non vi preoccupate, il disordine è naturale perché lo sto facendo adesso, ancora lo devo finire, però ero talmente impaziente che ve lo volevo far vedere. Allora, il presepe si presenta nell'insieme, vediamo se riesco, eccolo così, con il caminetto vicino all'albero. Ecco qua l'albero. E volevo farvi vedere un po' da vicino, diciamo, le poche cose che ho messo in questo presepe. Scusate già la luce, ma costano con la luce naturale, vediamo se accendo la lampadina. Ecco qua, forse si vede meglio un pochino. Scusate, ma se faccio ballare un pochino. Allora, cominciamo subito perché non voglio che dura una vita. Questa è la mia capanna piccolina. Ovviamente adesso la Madonna e San Giuseppe stanno guardando un punto dove non c'è niente perché lo metterò. Non so se da voi è così, ma da me è usanza metterlo la vigilia di, la sera della vigilia di Natale, il 24. E poi niente, qua abbiamo delle pecorelle, dei pastori, infatti diciamo un po' alla buona. Questi mi piacciono tanto, come sono ben fatti, questi pastori così. Poi c'è una fontanella, dentro una grotta, ho fatto questa qua tutta con la carta, quella per il confezionamento dei pacchi, non avendo tanto muschio, infatti il muschio come vedete l'ho messo solo nei bordi, diciamo, per creare un po' dove ci sono gli animali. Questo l'ho fatto io e mi fa una tristezza infinita. È un laghetto, diciamo, fatto con del fumo di scarto che avevo. L'ho già messo un po' di azzurro sopra, la carta stagnola e del fumo liquido, ma il fumo liquido quando l'ho cotto si è praticamente opacizzato e non ha avuto l'effetto desiderato, però ormai l'avevo fatto e questo ormai resta per il presepe. Eccolo, poi là c'è un forno che non so, un forno sulle montagne cosa ci faccia, però ecco, quello che vi volevo dire è che ho comprato questi piattini in ceramica piccolini, ce l'ho ovali in questo modo, in quella maniera, ecco, volevo metterci diciamo tipo là che per il coso volevo mettere per il forno, diciamo volevo fare del pane, ecco, abbellirlo ulteriormente. Le montagne sono fatte così. Quella è la carta da parate, diciamo, che ho messo io come sfondo. Ecco, volevo abbellire questi piattini. Se vi interessa, poi volevo far vedere, vediamo se mi avvicino un pochettino. Questo qua è un banchetto che ho fatto io in Fimo. Lo prendo così ve lo mostro più da vicino. È un po' fatto alla buona, eh. Ecco, qui ci ho messo una cane a fiore che avevo fatto io, delle fettine. Poi ci ho fatto dei cesti con i limoni. Dei frutti di bosco, diciamo, rappresentano quelli. E ho fatto due tipologie di cesti. Una così proprio a cassettina. Se vi interessano queste, tanto ne devo fare di più perché voglio farne un altro. Ditemelo che vi faccio il video.
li ho fatti tutti l'anno scorso. E ho fatto quest'altra tipologia. Qua ci sarebbero delle fragoline senza il pezzo verde. Eccolo qua. E niente, questo è il mio presepe. Poi ci ho messo intorno delle lucette colorate che stasera accenderò. Magari poi vi posto una foto nel prossimo video quando vi faccio un tutorial se lo volete. E niente ragazze, mi giro un attimo la videocamera perché vi voglio salutare. Questo è stato proprio un video veloce, non vi spaventate, siamo a dicembre, sono con la manica corta perché qui da me veramente non dico che fa caldo come l'estate, però ci sono dai 22 ai 25 gradi al giorno, stando in movimento, soprattutto che sono andato a raccogliere il muschio stamattina, mi è venuto caldo e sono con le maniche corte. Niente, un bacione, mi raccomando, scrivete entro stasera così domani mattina che devo fare le altre cosine per il presepe vi faccio i video. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.